Ciao a tutti, oggi preparerò con voi delle melanzane gratinate buonissime, facilissime, velocissime. Provare per credere, iniziamo! Ho già lavato la melanzana, adesso vado a togliere le estremità e poi la taglio a rondelle spesse circa un centimetro e due. Ho messo un piatto sotto lo scolapasta, vado a disporre le fettine nello scolapasta e su ogni strato metto un pizzico di sale. Ultimo strato, altro pizzico di sale. Adesso ci vado a mettere un peso, in questo caso uso un piatto piano e una boule piena d'acqua. E le lascio sgocciolare per un'oretta e mezza. A dopo. Nel frattempo le melanzane sgocciolano, ci tagliamo i pomodorini. Tagliati tutti i pomodorini, li trasferiamo in una piccola boule e li condiamo con dell'olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, un po' di origano essiccato e un pochettino d'aglio tagliato finemente. Mescolo il tutto con il cucchiaio e metto da parte. Vado avanti mettendo in un piatto un paio di cucchiai di pan grattato. Aggiungo anche un paio di cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato e mescolo. Passata un'oretta e mezza, questa è l'acqua di vegetazione delle melanzane. Passo le fettine sul tagliere e le asciugo tamponandole con della carta assorbente da cucina. Volendo potete fare questa operazione anche con un canovaccio pulito e asciutto. Visto che abbiamo messo il sale, se non le risciacquate, mi raccomando, dopo non aggiungete altro sale. Asciugate tutte le melanzane senza fare tanta pressione, andiamo ad incidere con la punta del coltello sia di lungo che di largo. Guardate, attenzione però, non si devono aprire sotto, devono essere giusto incise in maniera molto molto leggera. Incise tutte, ce le mettiamo un attimo da parte, prendo una teglia circolare, ci aggiungo un po' di olio extravergine di oliva sotto, ho già acceso il forno a 200 gradi in modalità ventilata, adesso dispongo le melanzane in teglia dal lato che abbiamo inciso, messe tutte mettiamo i pomodorini. Messi i pomodorini, spolveriamo con abbondante pan grattato e parmigiano. Messo il pan grattato e il parmigiano, mettiamo un filo d'olio ed inforniamo per 30 minuti a 200 gradi in forno ventilato. Appena sfornate, guardate che belle, vado ad impiattare. Mi sa che sono buonissime. Buonissime, saporitissime. Fatele e fatemi sapere che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!